Ciao a tutti pagliacci e benvenuti ad un nuovo video a cazzo di cane fuori rubrica. Oggi parliamo insieme di Pulp Fiction di Quentin Tarantino. In effetti su questo canale mancava un po' una ventata tarantiniana. L'ho nominato diverse volte ma non ho mai parlato in maniera approfondita di un suo film. Cercheremo anche di vedere come questo regista è diventato talmente famoso da influenzare la produzione e distribuzione anche di altre opere. Parlare della trama di Pulp Fiction probabilmente non ha un vero senso. Un po' perché l'avete visto tutti, un po' perché non è così importante come sembra. Però voglio provare un po' un nuovo stile nel recensirlo, ve ne accorgerete. Ovviamente farò degli spoiler, però ragazzi, se non l'avete ancora visto, siete delle capre, fatevelo dire. Dove avete vissuto fino ad ora? Cominciamo. Il film si apre con la pianificazione di una rapina da parte di una coppia, per poi interrompersi bruscamente con i titoli di testa e le note di Misery Lou di Dick Dale. E ok, loro non li rivedremo fino alla fine del film. La scena si sposta su Vincent e Jules. Il primo racconta al secondo della sua vacanza in Europa, in particolare ad Amsterdam. Qui capiamo anche che i due sono dei sicari e che stanno andando a fare un lavoro. Oltre che al discorso sui coffee shop e sugli hamburger, ascoltiamo anche il discorso sul massaggio ai piedi della donna di Marcellus Wallace. Il loro capo è realizzato con un piccolo e poco impegnativo piano sequenza, ma comunque gradevole. Da queste brevi sequenze siamo entrati a pieno nella filosofia del dialogo di Tarantino, caratterizzata da discorsi comuni, sicuramente poco cinematografici. Uno dei suoi talenti sta proprio in questo, nell'umanizzare i suoi personaggi. Stiamo vedendo quello che sembra un noir, un film di gangster, ma non ci troviamo davanti a dei dialoghi impostati che caratterizzano non solo il genere, ma il macro genere di cui il film fa parte. Se escludiamo i film prettamente realisti, prima di questo momento i dialoghi erano creati per dare pathos, per essere funzionali alla trama. Ma qui no, qui Jules e Vincent parlano di hamburger, canne e massaggi ai piedi. Come dicevo prima, questo non fa altro che rendere più umani e meno cinematografici i personaggi, ma senza intaccare la loro potenza comunicativa. Non diventano banali, ma anzi vengono arricchiti. E nel momento in cui entrano in azione, li abbiamo già interiorizzati come gente comune. E si è venuto a creare un livello di empatia, per cui ci stanno talmente simpatici che riusciamo a giustificare qualsiasi loro comportamento. Ovviamente per quanto riguarda il contesto visione, poi uno normale che se ci pensa sa che è sbagliato, ma in questo momento ce ne freghiamo, questo a dirla tutta a scapito anche della morte degli altri personaggi, che muoiono in realtà solo per sorprenderci o per amplificare un concetto. La morte infatti in questo tipo di cinema è importante solo se riguarda i protagonisti, quelli secondari possono cadere giù come birilli, come nel più becero dei film d'azione, film in cui alla morte non viene data importanza a nessun livello narrativo, qualsiasi personaggio coinvolga. Qui in Pulp Fiction crea disparità. Ma non sempre, come vedremo tra poco. Ma nel contesto filmico ci sta da Dio. Scusate ragazzi, ma fa caldissimo. La scena dopo vede i nostri due protagonisti prendere una valigetta da un branco di sfigati per conto del loro capo. E qui c'è uno dei monologhi più famosi del film, Ezechiele 25:17, che in realtà non è preso pari pari dalla Bibbia, ma da film vari ed eventuali, ma che serve solo per scaricare decine e decine di proiettili sul povero malcapitato che aveva scambiato Marcellus Wallace per una troia. Questa scena amplifica ciò che ho appena detto sulla morte e sul perdono dei personaggi. Sono talmente fighi e la scena è talmente bella e carica che proviamo rispetto per questi due assassini. Ecco che dopo pochi minuti abbiamo già delineato l'antieroe tipico del cinema di Tarantino. La scena dopo vede Butch, un pugile, farsi corrompere da Marcellus e successivamente i nostri due sicari, vestiti come cretini ma non sappiamo perché, riconsegnare la valigetta al capo. Ormai qui l'abbiamo capito. Vincent dovrà portare Mia, la moglie del boss, a far serata. E per far serata, ragazzi, serverà droga. Stacco e quindi vendiamo Vincent a comprare dell'eroina dal suo spacciatore, Lance. Ah, l'eroina, che profumo di anni 90. Probabilmente questo insieme a Trainspotting è il film che più rappresenta questo decennio. Ora è venuto il momento di conoscere Mia Wallace, la ragazza per cui un massaggio ai piedi vale il defenestramento di un ciccione samoano. L'appuntamento è al Jack Rabbit Slim, un locale in stile anni 50. Meraviglioso, con decine e decine di citazioni cinematografiche e musicali, che evidenziano la passione esagerata di Quentin per la settima arte. Il cinema di Tarantino infatti è un collage di altri film, di citazioni a non finire. È metà cinema allo stato puro perché è cinema composto da altro cinema. Plagio non direi, il discorso è molto più complesso di ciò che sembra. Lui riprende degli elementi singoli, delle inquadrature, dei dialoghi e li unisce in modo tale da riuscire a non copiare ma a tributare. La linea è davvero sottile e Quentin è sempre in bilico. I puristi del classico possono sicuramente reputarlo un ciarlatano, ma riesce a comporre il tutto in maniera sempre talmente
talmente ottima da farci passare sopra, talvolta anche con ipocrisia. E poi comunque nel cinema contemporaneo viene già recitato, ma di questo ne parleremo tra poco. Qui al Jack Rabbit Slim c'è la frase che secondo me è la più bella di tutto il film, quella sui silenzi imbarazzanti di Mia. Tremendamente realistica, e ragazzi tenetene conto nella vostra vita, perché quando trovate una ragazza o un ragazzo con cui riuscite a condividere il silenzio, avete trovato tutto. E poi altri dialoghi comuni che rendono umana anche la ragazza del boss, di cui piano piano ci innamoriamo anche noi. Mia è una femme fatale costruita benissimo, ma che in realtà non è per niente una femme fatale nel senso stretto della fiction. È una bella cocainomane con degli argomenti interessanti, ma per la vita reale, non per il film, attenzione. Ed è questa la qualità che ci attrae di lei. Il fatto che una ragazza così in realtà non sia così difficile da incontrare in giro, solo che la stiamo vedendo in un film, e solo che è interpretata da Uma Thurman. Anche nel suo semplice abbigliamento con camicia bianca e pantaloni neri è riuscita a entrare nella storia del cinema. E poi balla come una tossica, come non innamorarsi di lei? Qui l'appuntamento non lo sta avendo solo Vincent, lo stiamo avendo anche noi. E una volta arrivati a casa ubriachi, facciamo gli stessi errori e abbiamo gli stessi desideri. Come se fossimo proprio noi ad aver portato fuori l'affascinante donna del nostro capo. A questo punto, alla prima visione, ci aspettiamo tutti che ciulino come dei mandrilli ganesi sulle note di Girl, You'll Be e Woman Soon, e che poi il film si evolva su questo punto banale scontato. Ma non è così, perché Mia trova una bustina nella tasca di Vincent, è convinta che sia cocaina, la pippa e va in overdose. Come dice sempre mia nonna, mai pippare se non sai cosa stai per spararti direttamente nel cervello. Ah, la saggezza popolare. E ora c'è quindi la scena più assurda e meravigliosa di tutto il film. Vincent fa l'ultima cosa che verrebbe in mente a chiunque di noi, la porta dal suo spacciatore. La scena è girata da Dio, tutta quella la camera a mano, senza musica e solo con le urla grottesche e disperate dei personaggi. Nonostante l'atmosfera sia tesa, loro sono talmente nervosi che riescono anche a strapparci qualche sorriso. Ormai Mia è ricoperta di sangue, di schiuma e sta crepando, e loro devono farle un'iniezione di adrenalina per farle ripartire il cuore. Tagli, mezzi busti, corpi sudati, illuminazione realistica, personaggi uno più fattone dell'altro, e il tutto per fortuna finisce bene. Mia rinviene con un sobbalzo esagerato e la frase della ragazza dello spacciatore, è stato meglio di una strippata, mette il punto a una scena fantastica. Ma non preoccupiamoci per il dramma, la nostra Mia, essendo perfetta, terrà la bocca chiusa con Marcellus, e Vincent infine le manda un bacio volante, che è quello che avremmo voluto fare anche noi. Cambio totale di storia, conosciamo Butch, il pugile di prima, è ancora piccolo e un soldato amico del padre gli porta un orologio dello stesso padre, che ha tenuto nascosto nel culo per un sacco di anni. Qui la citazione sta nell'attore stesso, Christopher Walken, reduce dalla guerra del Vietnam, proprio come nel cacciatore di Michael Cimino. Finito questo flashback, veniamo a sapere che non solo Butch ha vinto l'incontro che doveva perdere per conto di Marcellus, ma ha anche ucciso il suo avversario. E ovviamente Tarantino l'incontro non ce lo mostra. Butch bacia, in genere dico bacio, però nel film dicono Butch, se non sbaglio. Vabbè. Butch fugge via in taxi e il giorno dopo si prepara con la moglie per la fuga definitiva. Solo che c'è un problema, la sua ragazza, Fabienne, tenerissima, tenerissima Fabienne, ha dimenticato a casa l'orologio del padre. E il nostro pugile, altro esempio di antieroe a cui non possiamo che affezionarci, deve quindi andare a recuperarlo, rischiando la vita. Qui in casa trova un mitra in cucina. Poi vediamo che Vincent è in bagno e che appena ne esce fuori viene freddato senza pietà da Butch. Allora, questa morte non è solo l'anima del film, ma è una morte che ha cambiato la storia del cinema. Improvvisa e fulminea non è solo caratteristica del cinema di Tarantino, ma è simbolica di un genere. Ora non vi faccio esempi pratici per non spoilerarvi altri film, ma la morte così fulminea dei personaggi è stata ricreata decine e decine di volte, e talvolta anche completamente sbagliata nel cinema del genere. Ora tutti provano, soprattutto i giovani videomaker nell'epoca di YouTube, ad architettare un colpo di scena così forte che scenicamente ha davvero poca importanza. Nessuno piange o piangerà mai la morte di Vincent. Inizia e finisce lì, senza ripercuotersi sul resto del film. Da quando la morte di un personaggio principale non ha conseguenze sul plot narrativo? Mai, ragazzi, non è mai avvenuto. Ed è qualcosa di davvero geniale ed innovativo. Certo, finché rimane nel contesto di questo regista. Perché in realtà il fatto che tutti cerchino un colpo di scena del genere ha ucciso il cinema contemporaneo. Tutti cercano di imitarlo. Sempre più giovani vogliono ispirarsi a lui, soprattutto alla fine degli anni 90,
stampa nei primi 10 anni del 2000. Ha creato una voragine di originalità mica da ridere. L'horror, il crime movie, le serie TV, il cortometraggio da YouTube. Pulp Fiction ha influito su tutto ciò più di quanto in realtà aveva fatto le Iene, che si regge sulla stessa struttura. Quindi Tarantino in realtà, più che innovato, ha omologato il cinema mainstream di seconda categoria. Ed è per questo che una parte di me odia Tarantino. Ha creato dei mostri tanto quanto ha innovato. È diventato un personaggio di spessore. Ha annoverato tra i registi migliori di sempre. Soprattutto in realtà tra chi si limita al cinema americano. E che magari non hanno mai neanche visto un film di Sion Sono, o che non sapevano chi fosse Fulci prima che gliel'abbia detto lui. Un altro pregio, se vogliamo, quindi, è anche quello di aver fatto conoscere un determinato tipo di cinema. Soprattutto italiano, e che non si inculava nessuno. In tutto il marasma di pellicole rivalutate, dopo che il guru Quentin ha espresso un'opinione, però c'è anche un mare di merda, che chi prende per oro tutto quello che dice Tarantino non riesce a distinguere. Se qualcosa viene prodotta o sponsorizzata da lui diventa automaticamente un cult, perché lui è un super cinefilo e quindi diamo per scontato che lui abbia ragione. Ma non è assolutamente così. Ora, anche io sono uno di quelli che si è avvicinato al mondo della settima arte grazie a lui con Kill Bill, di cui un giorno vi parlerò visto che lo considero il suo miglior film. E anche io ho scoperto molti film grazie a lui, ma per fortuna ho sempre avuto una visione obiettiva di ciò che questo regista proponeva. Per fortuna quest'era è un po' passata, però ragazzi, abbiate dei vostri gusti. Non fatevi condizionare anche in questo caso dai vostri idoli, perché spesso i registi sbagliano e dicono cazzate. Cioè, ragazzi, a Kubrick piacevano i film di Spielberg. Tornando al film, dopo aver recuperato l'orologio e ucciso Vincent, Butch sulla strada del ritorno incontra Marcellus Wallace, che sta portando un'allegra scatola rosa piena di ciambelle. Dopo un investimento, una sparatoria e un pestaggio, finiscono nel negozio sbagliato. Una specie di mercatino dell'usato con uno strano proprietario, che tira fuori il fucile e che li prende in ostaggio con l'allegra e gioiosa idea di inchiappettarseli con il suo amico poliziotto Zed e un uomo incatenato, completamente ricoperto di latex, detto lo storpio. Ok, quanto è meraviglioso e completamente fuori di testa tutto ciò. Questo sì che è un qualcosa che non ci saremmo mai aspettati. In tutta questa sequenza c'è dell'altra genialità di Tarantino. Il capo e il fuggitivo vengono messi allo stesso livello, cioè a 90 gradi da un pervertito squilibrato. Questo a cosa serve? A rendere umani anche questi due personaggi. Comunque Butch riesce a liberarsi mentre si stanno inchiappettando l'altro, e Tarantino anche nella scelta dell'arma riesce a inserire tre citazioni a tre generi cinematografici diversi tra loro. Colpito da benevolenza ed empatia virile, il pugile decide di salvare il suo nemico che sta ricevendo la salsiccia dai due depravati di prima. A questo punto Marcellus, per ringraziare Butch, gli dà un'ultima occasione per fuggire, mentre si dedicherà alla vendetta sugli inchiappettatori folli. Quanta tenerezza in questa scena. Finalmente Butch e Fabienne possono scappare e coronare il loro sogno d'amore. Ora c'è un'altra caratteristica che rende speciale sia questo film sia tutto il cinema di Tarantino: il salto temporale all'indietro al monologo Ezechiele 25:17, che ne sancisce la sua assurda capacità nel montaggio. A questo punto della sua carriera, per essere al suo secondo film, registicamente è davvero una bomba, ma le sequenze, se notiamo, visivamente sono sì ben curate e fotografate, ma è il montaggio cazzuto a rendere stupenda ogni singola scena, e in questo specifico caso tutto il film, visto il salto temporale. A livello visivo, Tarantino in questo film in realtà è molto immaturo, se consideriamo gli assurdi livelli di immagine a cui è arrivato dopo nella sua carriera, con Kill Bill, Bastardi senza gloria, Prova di morte. Se fin qui lo humor nero era completamente fondamentale in questo genere, come lo era spesso in realtà nel noir, adesso lo diventerà molto di più, visto che veniamo a sapere come mai Vincent e Jules, dopo aver ucciso i malcapitati, si presentano da Marcellus vestiti come due cretini. Nel bagno era nascosto un altro tizio, che esce e scarica tutto il caricatore del suo cannone sui nostri amici, ma senza colpirli neanche una volta. Lo fanno fuori e portano Marvin, l'unico sopravvissuto della casa, in macchina, e qui Jules comincia a credere che a salvarli sia stato un miracolo, un evento che fulmineamente gli fa capire che deve abbandonare la carriera da gangster. E i modi in cui risponde Vincent sono meravigliosi, ed è il modo in cui qualsiasi persona senza Dio come me avrebbe risposto. La tensione della discussione in macchina aumenta un po', fino a che Vincent per errore spappola il cervello di Marvin con un colpo di pistola senza volerlo. Portano l'auto dall'amico Jimmy e, dovendo ripulirla prima che arrivi la moglie dell'amico, cioè Bonnie, chiamano Mr. Wolf, cioè
cioè un uomo specializzato nel risolvere problemi di questo tipo. Ora, cosa notiamo da questo cambio totale di atmosfera e di situazione? Che il film in realtà è già finito, era già finito. Le situazioni principali si sono concluse. Tutto ciò che stiamo vedendo ora per i fini della trama è inutile, ma è comunque meraviglioso. Qui tra l'altro conosciamo il personaggio meno umano del film, Mr. Wolf, talmente perfetto ed efficiente che si allontana decisamente dalla presunta normalità degli altri personaggi. Dopo questa situazione a dir poco grottesca andiamo a bere un caffè con Vincent e Jules, che decidono di ristorare proprio nel locale in cui la coppia all'inizio del film aveva deciso di fare la rapina. Un evento che a questo punto ci eravamo completamente dimenticati, ma che ritorna in maniera prepotente. Qui anche la valigetta, di cui in realtà ci eravamo dimenticati anche della valigetta, assume un significato, sempre come MacGuffin, ma è indubbiamente un significato vuoto. Sono state fatte molte congetture sul suo contenuto, ma sia chiaro, per quel che penso io, è solo una scusa, una cosa figa per mettere mille dubbi allo spettatore. Tarantino è filosofico a livello cinematografico e metacinematografico, nella scrittura dei personaggi psicologicamente atipici, ma in realtà di questa cosa secondo me lui non se ne rende neanche conto, e di tutte le sfaccettature non fiction che riesce appunto a dare a questi personaggi. Quindi ragazzi, non cerchiamo chissà quale profondità in questa cazzo di valigetta, che sia l'anima di Marcellus Wallace o il nulla più assoluto. L'importante è non dare una spiegazione esistenzialista, perché Tarantino in questo ambito è molto elementare e non potete dire il contrario. Bene pagliacci, penso di aver analizzato tutti gli elementi fondamentali del film e molti elementi del cinema di Tarantino. Ci sono alcuni aspetti come l'uso della musica, i tempi d'azione e la costruzione rivalutativa e stereotipica del personaggio che preferisco approfondire più avanti quando un giorno analizzerò Kill Bill. È un regista che amo e che odio, che vorrei odiare di più ma che non riesco a farlo, perché i suoi film continuano a esaltarmi troppo, nonostante in realtà sia filosoficamente e decisamente inferiore rispetto al genere di film che in realtà prediligo io. Tra l'altro capisco benissimo che alcuni possano non piacere, ma bisogna ammetterne il talento, la capacità di reinventare e modificare a proprio piacere la settima arte. Un vero talento che, come ho già detto, ha dato tanto, ma che ha anche rovinato senza volerlo un'intera generazione di cineasti. Spero che questa lunga analisi vi sia piaciuta, che vi abbia magari fatto capire qualcosa in più rispetto a ciò che si dice sempre su questo film e su questo regista. Fatemi sapere cosa ne pensate su tutto ciò, e detrattori di Tarantino fatevi sentire che io vi rispetto. E fatemi sapere anche cosa ne pensate su questi video un po' alla cazzo di cane, fuori rubrica in cui magari analizzo dei film importanti per la storia del cinema, che sono stati importanti per me, non lo so. Mi sembra una cosa carina anche perché ho bisogno di parlare anche di altro cinema, non solo di quello degli eccessi. Quindi fate sentire le vostre voci, ditemi cosa ne pensate, che poi ne discuto con gli altri di Shiva e valutiamo qualsiasi cosa. Vi saluto, bella regà, che il cinema sia con voi.